9 tappe, 273 ragazze a contendersi il primo posto per il nuovo volto Firouge. E dopo tanta fatica, la nostra Luana Amato ha vinto la conduzione di Firouge TV. Questa sera è il gran galà. Tante ragazze, tutte le concorrenti, a festeggiare la nostra vincitrice. Mi ha appena detto che è di poche parole, però è la vincitrice del volto Fil Rouge, Luana Amato. Complimenti innanzitutto. Grazie mille. Hai vinto dopo quante tappe? Hai partecipato a 2 mesi di concorso, perché io sono stata assente. Ho iniziato il 13 giugno la prima tappa, ho vinto lì alla tappa appunto di Trappeto e poi sono arrivata fino al 26 settembre alla finale. Ho vinto e grazie. Non ti chiedo se te l'aspettavi o non te l'aspettavi, ma da adesso è finito lo scherzo, insomma, ti sei divertita, il concorso è bellissimo, adesso si fa sul serio. Adesso sì, è una nuova esperienza, c'ho qualcosa che non ho mai fatto, quindi spero mi vada bene, spero che Carlo ne sia contento e anche tutto lo staff. Non potrò mai sostituire Anita, però magari l'affiancherò da qualche parte, no? Cosa vuoi fare da grande? Innanzitutto spero di laurearmi entro i 3 anni, questo è il primo anno, in economia. Poi speriamo che fino ai 30 anni magari nel mondo dello spettacolo, della moda e poi magari indirizzarmi nel lavoro di economia, amministratrice di qualche azienda, non so, qualcosa così. Ah, insomma, punti in alto, però fai bene. Puntiamo in alto, però se ci arriviamo bene, altrimenti mi accontenti. E allora ti auguro in bocca al lupo e da stasera comincia il vero anno per te, per Fil Rouge. Ok, crepi innanzitutto, sì, da stasera inizia. Chiara, il tuo anno è finito, hanno eletto la nuova ragazza, il nuovo volto Fil Rouge 2009, adesso? E adesso tocca a lei, facciamo un grosso in bocca al lupo a Luana, sperando che sia quest'anno ricco di sorprese, di belle cose come lo è stato il mio, e che dire Anita? Chiara e Anita per sempre. Chiara, ma ti dispiace un po'? Dai, un po' mi dispiace, però ripeto, allo stesso tempo sono molto molto contenta per lei, perché è un'esperienza che di certo la farà crescere molto, sia professionalmente e sia personalmente. E niente, speriamo che comunque, insomma, ci affiancherà durante il percorso di quest'anno. Ma tu conosci Luana bene o ancora non hai avuto modo di conoscerla in modo più personale? La conosco e non la conosco, ovviamente ci sarà del tempo per conoscerla meglio. Va bene, grazie. Se io dico ragazza Fil Rouge, a te cosa viene in mente? La prossima tappa, ragazze, preparatevi. No, veramente, momentaneamente siamo in pausa. Stiamo lavorando per il prossimo tour. Ma non sei stanca? No, per niente, anzi devo dire un po' di nostalgia. Comunque avremo modo di conoscere bene nell'arco di quest'anno la vincitrice Luana Amato, che insomma avrà modo di far vedere tutti la sua bellezza, il suo talento dinanzi a questa telecamera. E poi vedremo, cominciamo già a lavorare. Da oggi abbiamo cominciato con Carlo al nuovo tour che vedremo la prossima estate. Detto che le sue ragazze hanno fatto su Facebook un gruppo? Sì, per ringraziarmi perché le ho sopportate, però non hanno precisato che le ho sgridate in continuazione. Le hai sopportate, ma le hai anche supportate? Sì,
ho fatto del mio meglio come prima esperienza da questo punto di vista, però è stato divertente e un po' pesante, perché in certi momenti le ragazze, come puoi ben immaginare, prima delle sfilate sono tutte molto tese e molto attente a ogni particolare, e quindi sono particolarmente stressanti. Molto fil rouge è terminato, finalmente. Devo dire che è stata un'esperienza sicuramente vincente, anche il risultato del pubblico, che poi è quello che decreta il successo di un evento. Noi ci siamo divertiti tutti, è nato proprio così Volto fil rouge, per un semplice divertimento di alcuni amici, e quest'anno forse abbiamo avuto la consacrazione. Abbiamo più volte detto che il concorso Volto fil rouge non cerca solo la bellezza e basta, ma la bellezza, la semplicità, ma anche la cultura. Luana le ha queste caratteristiche? Ma ritengo di sì. Io insomma l'abbiamo conosciuta tutta l'estate, è stata con noi. Devo dire che lei ha dimostrato di volta in volta nelle varie tappe sicuramente una sicurezza maggiore, ma anche una base culturale non indifferente. Dietro tutte le tappe, tutte le selezioni, c'è qualcuno che lavora. Sì, piacere a tutti, mi chiamo Peppe, davvero una bellissima esperienza. Riuscire a realizzare queste tappe con Carlo, con le ragazze, tutto quello che c'è dietro è un lavoro impressionante. La preparazione delle tappe, la passerella, la scenografia. Anche perché dietro a tutto il lavoro si è formata comunque anche una famiglia. Sì. Una piccola famiglia. Cioè, dire che soprattutto con le finaliste si è instaurato un bellissimo rapporto. Con le ragazze che dall'inizio ci hanno seguito, sono state costanti con noi. Per tutte le tappe sono state veramente delle angiolette. Grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a voi.